Noi abbiamo individuato nel nostro piano operativo triennale una serie, cinque linee strategiche di intervento attraverso cui noi intendiamo muoverci. Abbiamo definito le linee strategiche di intervento. No, dicevo, abbiamo definito le linee strategiche di intervento e poi per ciascuna linea strategica abbiamo indicato i programmi e gli obiettivi che vorremmo raggiungere, così come poi potrete vedere dal documento. Se ha finito di caricare, se no vado avanti. Cioè, noi siamo partiti da una considerazione di carattere generale, cioè dalla situazione di crisi che l'economia mondiale e anche il settore dei porti e dei trasporti in questo momento stanno attraversando. È una crisi consistente che si è riversata sui traffici marittimi e per quanto ci riguarda con dei cali che sono ormai costantemente, si sono anche fermati, ma sono ormai costantemente dell'ordine del 20% per quanto riguarda le merci containerizzate e anche dell'ordine superiore intorno al 30% per quanto riguarda le merci alla rinfusa. Quindi stiamo parlando di cifre consistenti. È una crisi, abbiamo fatto uno scenario sul discorso della crisi, sulle origini e sulle motivazioni e su come sarà il settore superata la crisi. Beh, questa è una crisi finanziaria che poi si è tradotta in una crisi economica che ha inciso pesantemente sul mondo produttivo, sulla modalità di produrre, sulla qualità delle produzioni e sarà una crisi che non lascerà le cose invariate nel suo essere. Soprattutto è anche una crisi che ha investito il mondo che si pensava dovesse crescere, quella parte che dovesse crescere inesorabilmente, inevitabilmente, come tutta la parte Cina, eccetera, che invece ha rivisto, ridimensionate molto le sue esportazioni. Quindi questo è il primo fattore di cui bisogna tenere di conto, cioè il fatto che le esportazioni della Cina e anche verso i paesi sviluppati, cioè verso l'Europa in modo particolare, e le importazioni della Cina da questo punto di vista hanno subito una riduzione che non sarà una riduzione congiunturale, ma sarà una riduzione per buona parte strutturale. Soprattutto perché la dirigenza cinese, il governo cinese, si sta interrogando se quanto sia servito a migliorare complessivamente la qualità della vita all'interno di quel paese questo grande processo di esportazioni che ha caratterizzato gli anni precedenti. E si sta interrogando sulla necessità di far crescere piuttosto il mercato interno rispetto alle esportazioni. Poi capite che questo modifica molto le questioni e ci fa, tra l'altro, io non cito le fonti, ma insomma quelle potete trovare, ci sentiamo confortati in questa analisi da diverse fonti, cioè ci sarà una diminuzione dei traffici nella linea est-ovest. E ovest-est. Tanti fattori, Suez, la pirateria, tante queste cose che ho detto cinesi, tanti fattori incidono su questa linea, anche se non sono stati riportati nelle slide, ma nel contenuto del piano operativo sono indicati anche se sommariamente. Cresce invece quello che invece riteniamo debba crescere è il mercato che crescerà è il mercato nord-sud, Europa, Africa, est-sud-est con tutta la parte che riguarda Turchia e nel Mediterraneo, Turchia e paesi ex sovietici, una volta che questi paesi ex sovietici avranno risolto le loro questioni, diciamo, di geopolitiche che in questo momento le stanno coinvolgendo. Tutto questo ci fa dire che di fronte a un equilibrio rispetto a questa linea ci sarà una crescita invece nel rapporto nord-sud e sud-nord e ci fa dire che avranno maggiore successo le realtà che si potranno presentare
diciamo, differenziate in grado di accogliere e incentivare una domanda che non sarà più standardizzata e monopolizzata prevalentemente da quel tipo di traffici che hanno quella caratteristica, containerizzati, eccetera, eccetera, ma sarà sul Mediterraneo ci sarà molto movimento delle navi RoRo, ci sarà tanto una serie di, non so dove siamo nella slide, poi adesso riprendo così vi seguo, vi do la possibilità di seguire. Quindi noi riteniamo che anche nella attuazione del nostro piano regolatore portuale, che poi è lo strumento che ci consentirà di creare le condizioni per essere pronti e per accettare la sfida, torna pure indietro, poi ci arrivo, no, torna avanti, torna indietro, che questo piano regolatore portuale dovrà tener conto di queste modifiche. E da una prima analisi devo dire che le previsioni che sono state fatte sono previsioni che tutto sommato corrispondono anche a queste nuove necessità. Già tengono conto della diversificazione del porto, cioè il molo Garibaldi per le merci varie, il molo Ravano e come si chiama quello grosso che conosco là? Fornelli. E Fornelli sulle merci containerizzate, l'altro, il terzo bacino sia merci containerizzate che RoRo, cioè il piano regolatore indica un assetto del porto che già corrisponde a questa variabilità che sarà sempre più necessaria e sarà sempre più un elemento di competitività. Il Mediterraneo rimarrà un mare centrale nel trasporto marittimo, nel senso che pur essendo insidiato da rotte che riprevedono ancora la circonnavigazione dell'Africa, soprattutto in seguito del basso costo del book, che in questo momento non è più ai $150 che era un po' di tempo fa, il calo quindi dei traffici, le difficoltà di Suez, i costi di Suez per il suo attraversamento, compreso questo problema dei pirati che ci sono nel Corno d'Africa, però tutto questo non metterà in discussione la centralità del Mediterraneo, che resterà centrale sia nelle linee dei trasporti marittimi mondiali. Noi l'obiettivo che ci siamo posto in questo piano è questo, quello primario è quello di aumentare la nostra competitività, partendo da una considerazione, che i porti e il sistema logistico che ad essi è collegato sono strutture di primario interesse nazionale. Noi siamo un paese che non produce, non possiede materie prime, è un paese trasformatore delle materie prime e ha assolutamente bisogno di avere strutture facili per importare le materie prime da dove vengono prodotte. Si tratti di materie energetiche, si tratti di materie chimiche, si tratti di acciaio, si tratti di tutto quanto del ferro, deve importare, deve avere delle strutture facili e competitive per attrarre questi traffici e altrettanto facili per esportare i prodotti che derivano dalla trasformazione di queste materie prime. Quindi, siccome la maggior parte dei trasporti mondiali viene via nave, via mare, è evidente che avere un sistema logistico e portuale competitivo è un fattore di competitività complessiva del nostro paese.